donna tende sempre a fare la luna, l'uomo quasi sempre a fare il sole, per esempio. La luna com'è fatta? È tonda? C'ha i crateri? Le nuvole ci passano davanti? È il sé animico, la mia parte animica è chiara? È offuscata da qualcosa? O c'è una mezza luna? E la mezza luna dov'è? A destra o a sinistra? Cioè è il mio passato che non capisco o è il mio futuro? Ecco, oppure, e io la barchetta, io sono anche la barchetta, cioè sono la parte mentale di me. La barca dove va? Verso destra o verso sinistra? Ha paura del passato e va nel futuro? Eccetera, eccetera. Ci sono tutti questi elementi che, come fosse un'analisi grafica, ti permettono di capire come il soggetto si rapporta con la realtà dei fatti. Quindi, se te c'hai un soggetto schizofrenico, lo vedi in qualche modo. Tanto è vero che noi a questo appoggiamo anche una prova grafica, cioè dimmi come scrivi e ti dirò chi sei. La prova grafica è fondamentale e anche qui c'è un aspetto che è l'aspetto della programmazione neurolinguistica, cioè se io mi muovo in qualche modo, questi gesti che faccio, come li posso rappresentare? Non vi dovete leggere 6.000 libri di queste tecniche, anche grafologicamente parlando, dovete immaginarvi tutto in modo archetipico, cioè destra-sinistra, alto-basso, così, che bella giornata, dove sta il diavolo? All'inferno, così. Se voi chiudete gli occhi e per un attimo vi fate, immaginate una linea del tempo parallela che vi passa davanti, voi, e poi ci avete tre puntine che volete metterle su questa specie di lavagna, una dove c'è il passato, una dove c'è il presente e una dove c'è il futuro, se non siete mancini, il passato lo mettete qui, il presente qui al centro e il futuro qui. O perché non fate il contrario? Per il semplice fatto che archetipicamente dentro di voi lo sentite così il passato, no? Io c'avevo un dottorando che era completamente mancino e faceva completamente il contrario, no? Quando voi piegate le aste a sinistra o il bordo della scrittura è troppo appiccicato a sinistra, vuol dire che siete legati, vincolati alle regole del passato, alla famiglia. Quando scrivete staccato col bordo, vuol dire che non ci volete avere a che fare con i vostri genitori. Questo è un modo di, così come con il corpo, come vi ponete con l'altro, come vi sedete su una sedia, cavate le gambe, il ginocchio destro, la mano destra, come fa? Per esempio, tanti di voi non sanno, quando voi incrociate le braccia, le mani, le potete incrociare in due modi diversi. Sembra lo stesso modo. Se voi le incrociate, scoprirete che molti di voi le incrociano in un modo diverso e non sono capaci di incrociarle in un altro modo. Guarda, io le metto così, no? Pollice sinistro sopra pollice destro. Poi risulta più complicato fare il contrario. Allora, se voi scoprite, voi non tutti voi le mettete nello stesso modo la mano. Cosa vuol dire? Vuol dire che il lobo destro comanda sul sinistro o il lobo sinistro comanda sul destro? Vuol dire che siete esseri poggiati sull'essere o sull'avere? Cioè la realizzazione. Dei soldi ve ne frega qualcosa? Oppure vi interessa essere qualcosa? Ecco, cambiate l'impostazione di questo tipo di operazione. Perché la mano sinistra è legata al lobo destro, che è l'essere. La mano destra è legata al lobo sinistro, che è l'avere. Chi delle due prevale sull'altra? È una banalità, no? Quindi questi trucchi ce ne sono 60.000 e che ovviamente sono basati sulla lettura archetipica dell'universo. Voi non ve ne accorgete, però io vi dico una cosa fondamentale. L'uomo vede il mondo che lo circonda e lo interpreta non su quello che succede, come facciamo noi, semplicisticamente parlando. Questa è una reinterpretazione che la nostra mente immediatamente ti dà. L'interpretazione primaria e archetipica è che il tuo cervello guarda gli oggetti intorno a te e vede se stanno a destra, a sinistra, in alto, in basso e se si muovono e in che direzione. Fa solo quello e comprende solo quello. Poi la mente fa il resto. Ci mette i buoni, i cattivi, quelli di destra, quelli di sinistra, quelli di blu, di bianco, di verde, gli attori, le cose, quelli che stanno fermi, quelli che si muovono, gli storici, gli scienziati, ma è sempre così. Come fa lo sciamano a predire il futuro? No? Prende i sassolini e li butta per terra.
Cosa fa il suo inconscio? Guarda, si sa se sono cascati a destra, a sinistra, in alto, in basso, lui non se ne accorge. Come fa quello che con i tarocchi? I tarocchi mette le carte per terra e le mette o a destra o a sinistra o in alto o in basso a seconda del significato che gli vuol dare, passato, presente, futuro. Lui non se ne accorge. È come quando scrivete, uguale. Così quando uno si pone di fronte alle persone, tipo Lili Gruber al telegiornale che si mette di qua, no? Perché si mette di qua? No? È di mezzo busto, è un segno di difesa aggressiva. No? Come fa il gatto quando attraversa la strada? Il gatto vede un'automobile, pensa che sia un gatto più grosso di lui e si mette di traverso per fargli vedere che è grosso, e così fa la cosa sbagliata. Ecco, questo è l'aspetto della questione. Ci sono tanti modi, solo muovendo una mano te dai un significato a questa mano completamente differente. Così vuol dire due cose diverse. Hai mosso solo una mano. Come mai si riesce a capire dal movimento di una mano? Fermali, io non ci posso fare nulla, non ho niente in mano. Così, ecco, solo il movimento di una mano, quindi un movimento archetipico. Gli antichi romani vedevano i piccioni che volavano da destra a sinistra e dicevano: oggi non esco perché quello è volato da sinistra verso destra, cioè è cattivo quello di sinistra. La sinistra è la mano del diavolo. Ma questi che sono poi i modi di dire dei contadini, in realtà dentro c'è la cultura del movimento archetipico, cioè di come gli esseri umani interpretano le cose che si muovono. Guarda l'alieno come si muove. L'alieno c'ha sempre le mani attaccate. Uguali. C'è una verità. Perché? C'è un motivo. Perché? Che è il motivo per cui lo fa Andreotti. Andreotti è un cenestesico, quindi non è né un auditivo né un visivo, ha come canale d'entrata quindi la sensazione, il tatto, il gusto, l'odore, il rumore no, perché sarebbe auditivo, no? Andreotti è cenestesico. Essendo cenestesico si muove molto poco e parla molto piano. Ed è un classico di una persona che ha un controllo sulla parte razionale molto forte, quindi ti porta a bloccare i tuoi movimenti, perché sai che se ti muovi in modo sbagliato qualcuno potrebbe interpretare il movimento del tuo pensiero e te non vuoi. L'alieno ha lo stesso problema. L'alieno ha una civiltà molto lunga, che sicuramente è una civiltà fatta di tante regole. Più regole ci sono, infatti l'alieno non è anarchico, non ha anima, non ha lobo destro in qualche modo. L'alieno è bloccato da tutte le regole che la società gli impone. E così noi, mano a mano che andiamo avanti, nella nostra pseudo-evoluzione, saremo sempre più bloccati dalle regole. Devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro, non fare questo, non fare quello. Della civiltà dell'apparire e non della civiltà dell'essere, per cui te, quando vai con un altro, cerchi di non apparire mai per quello che sei. Questo è il motivo fondamentale del grande successo del computer, dei maschi, e non per le femmine. Perché? Perché il maschio, quando esce e si incontra con un altro, ha paura che l'altro lo sbugiardi subito guardando, dice: ma questo credevo che fosse intelligente, invece è scemo. Allora sai cosa fa? Ti parla col computer così che non lo vedi. Ti parla col fax, ti parla col telefonino, ti parla... La donna che invece ha la necessità di parlarti in primo approccio con la propria esteriorità, infatti la donna scrive molto più grande del maschio, rimane fregata perché non c'ha il contatto visivo con te e non può esprimersi come vorrebbe che fare. Per esempio, io ho un sacco di addotte femmine che non ho mai visto, con le quali ci parliamo. Dopo la terza mail mi mandano la fotografia. Non ce la fanno. Devono farti vedere con chi sei, no? E invece col maschio è completamente differente. Questo è proprio questo rapporto che c'è. Quindi ci sono delle regole di comunicazione che sono fondamentali. Fateci caso. Noi le abbiamo studiate e le abbiamo applicate all'alieno, ma poi in realtà l'alieno quindi è... cosa ne viene fuori? Che l'alieno è estremamente gerarchizzato, non ha fantasia, è sotto delle regole, non ha parte animica, non ha creatività
e tende a nascondere se stesso in un movimento rigido. Questo è importante perché se io ho come nemico l'allievo, poi nemico, insomma, è un